Allora, quest'anno sono partito facendo una considerazione. Siamo vicini alle feste natalizie, siamo vicini al momento dello stare insieme, del celebrare, come dire, l'idea della pace, della serenità, dell'amore, dell'affetto, forse anche in una situazione che non ci aiuta da questo punto di vista. Dico questo per voler essere obiettivo rispetto a quello che dirò. Oggi ho pensato che voglio farmi un regalo e il regalo è: mi voglio regalare Roma e vorrei condividerlo con voi. Dice: ma quanto costa Roma? Roma costa 2500 anni di storia, Roma costa la storia in tutti i sensi. Roma costa anche il commercio. Noi abbiamo avuto, come dire, la priorità assoluta di aver aperto ai paesi dell'Europa, della oggi Europa, del mondo, dell'Oriente, quelle che erano le grandi vie commerciali. Ci portiamo dietro una storia legata a un porto come quello di Ostia Antica, dove sono passate le merci di tutto il mondo. Ecco, tutto questo fa parte di una storia della quale noi dobbiamo farci vanto. E anche se io oggi sono vestito un po' come una sorta di Babbo Natale moderno, mi sento di voler consigliare da parte dei romani un'attenzione particolare a tutta quella che è la realtà e nel rapporto che noi abbiamo con il nostro commercio, che è parte vitale. La nostra non è una città che è una cintura industriale come tante città del resto dell'Italia, specialmente nel nord. Noi per anni abbiamo e continuiamo a vivere del rapporto privilegiato che possiamo avere proprio con il commercio e con quella che una volta veniva chiamata l'arte del commercio. Una di queste cose che mi riporta all'infanzia era il rapporto avuto con i commercianti della tua zona. Io sono nato, sono di quartiere, come si dice a Roma, e ho questo ricordo meraviglioso di quando si scendeva o ti mandavano con i soldini in mano a andare a comprare determinate cose, che fossero abiti, scarpe, cappotti, cappelli, giocattoli. Il pallone per giocare, cioè c'era tutto un rapporto con il quartiere nel quale vivevi che era fatto di conoscenze anche personali. Pensate, io ho cambiato casa molte volte da quando sono nato, per esigenze le più diverse, perché non c'erano i soldi o perché magari era tempo di cambiare casa perché aumentavano i figli. Comunque sia, quello che ritrovo ogni volta andando, capitando o cercando anche delle cose, è il rapporto che è rimasto proprio con i commercianti, cioè con quelli che erano con i quali tu ti rapportavi, con i quali avevi un rapporto anche di fiducia e di consiglio, perché spesso e volentieri le cose che venivano comperate ed erano comperate all'interno del tuo quartiere, con l'aiuto dei commercianti diventavano anche più semplici da scegliere. Ecco, tutto questo secondo me deve essere e vuole essere il messaggio. Anche se siamo in difficoltà, anche se dobbiamo guardare sempre al futuro in senso positivo, cerchiamo di farlo regalandoci Roma attraverso questo, attraverso un rapporto che si deve sempre di più solidificare, costruire, perché poi molti giovani, come i miei figli, non abitano più con me, abitano in altri quartieri, e cominciano ad avere i loro rapporti di incontro, di scambio con quella che è la realtà commerciale che li circonda e che è quella che li aiuta poi a vivere. Allora quest'anno cerchiamo di farci un regalo, cerchiamo di farcelo nelle possibilità che ci vengono date e che ci sono, e cerchiamo di farlo, come dire, aiutando tutti insieme il mondo del commercio, perché l'anima di questa città, torno a ripetere, si basa molto su questo tipo di attività. Noi ne siamo, come dire, il motore, principale, gli altri, come dire, sono quelli che lavorano affinché questo motore possa andare avanti. E poi dico una cosa, pensate che possibilità, lo so, magari qualcuno mi guarderà pure male, ma pensate che il regalo che ci è stato fatto a noi di nascere a Roma e di essere a Roma. E allora regaliamocela questa Roma, regaliamo la possibilità a tanti commercianti di poter lavorare, di poter andare avanti per aiutarci a vivere sempre meglio.